Allora, proseguendo su ciò che abbiamo fatto questa mattina, oggi affrontiamo con il metodo delle differenze finite il problema della determinazione del profilo di temperatura in una aletta. Ovviamente parliamo di una aletta dritta a sezione costante. Ora immaginiamo di avere un'aletta fatta così, quindi a sezione rettangolare, che al solito protende da una superficie di base e si trova alla temperatura uniforme tipo con S. Questa aletta è immersa in fluido a T infinito con un coefficiente di scambio medio H segnato. Le dimensioni sono di piccolo, lo spessore, l'altezza la chiamiamo B, la lunghezza come al solito la chiamiamo L, analogamente a quanto abbiamo sempre fatto nelle lezioni precedenti. Ora, diamo dei valori alle grandezze, potremmo assumere che la temperatura della superficie di base sia 100 gradi Celsius con la T infinito pari a 20 gradi Celsius. Immaginiamo di essere in aria ferma, quindi un H piccolo, magari facciamo 5, vai, 5 watt su un metro quadro Kelvin, e l'aletta sia costituita da un materiale che abbia sì una conducibilità relativamente elevata, non enorme, questo perché 10 watt al metro Kelvin, questo perché vi invito poi a calcolare il numero di bio della aletta. E dal punto di vista delle dimensioni immaginiamo che l'aletta sia abbastanza sottile, quindi immaginiamo che sia sottile un millimetro. La dimensione B potrebbe essere, non so, un centimetro, mentre L 10 cm. Sono numeri che, come dire, stiamo mettendo lì al momento, quindi non sappiamo cosa produrranno in termini di profilo di temperatura. Immaginiamo che l'estremità dell'aletta possa essere ritenuta diabatica, ok? Quindi ricadiamo nel caso di aletta con estremità diabatica. Ora vi chiedo di trovare il profilo di temperatura analiticamente numericamente, ovviamente utilizzando il metodo delle differenze finite, e poi confrontare profili. Cioè sostanzialmente vi sto chiedendo di verificare il vostro metodo numerico, già che state facendo il confronto tra una soluzione numerica e una soluzione ottenuta analiticamente. Avete tutte le informazioni per poter affrontare questo problema. Vi do una ventina di minuti per lavorare da posto in autonomia, dopodiché lo affronteremo alla lavagna esattamente come abbiamo fatto per il problema precedente. Buon lavoro. Allora, avete avuto il tempo necessario per affrontare l'esercizio, adesso lo vediamo insieme. Iniziamo dalla soluzione analitica. Il profilo di temperatura analitica l'abbiamo già visto nelle lezioni della settimana scorsa e, risolvendo, se ricordate, il bilancio sull'elementino infinitesimo eccetera, abbiamo trovato nel caso di aletta con estremità adiabatica un profilo del tipo Tx meno T infinito diviso Ts meno T infinito, dove
la x è questa qui, quindi abbiamo un filo monodimensionale, è uguale al coseno iperbolico di m x meno l diviso il coseno iperbolico di ml. Quindi non c'è molto da aggiungere se non qualche parola su m. Qualche parola perché m è la radice di HP su KA, dove P è il perimetro della letta, che è questo qua, l'area è l'area della sezione normale, questa qui, che vi ho tratteggiato, e nel caso di aletta a sezione rettangolare sottile, abbiamo visto che il perimetro è 2 volte B più T, che è sostanzialmente, già che T è molto minore di B, possiamo con buona approssimazione per il perimetro prendere 2 volte B. Per quanto riguarda l'area invece, questo è pari a B per T. Di conseguenza M sarà pari ad H segnato per 2 volte B diviso K B per T, ovvero infine 2 H segnato diviso K per T, dove T è lo spessore, non è la temperatura, non vi confondete, T è lo spessore della letta. Se volete possiamo utilizzare una lettera differente per non creare confusione, comunque T è lo spessore della letta. E questa è la parte analitica. Poi metteremo questa equazione su Excel, come abbiamo fatto prima, per vedere come è fatto questo profilo. Ovviamente dovremmo verificare che il numero di bio della letta, che è H segnato per L su K, dove L è il rapporto tra l'area e il perimetro, quindi nel nostro caso è T mezzi, ok? Quindi uguale a T mezzi, quindi H segnato T su 2K deve essere minore di 1. Nel nostro caso abbiamo 5, il numero di bio di letta è pari a 5 per lo spessore che è 0.001 diviso 2 volte K che è 20, evidentemente è minore di 1. Ok? Questa era una verifica doverosa, anche se è abbastanza evidente che una letta di questo materiale, diciamo così, metallico, è sicuramente, come dire, ha degli effetti positivi sul trasferimento di energia termica. Quindi questo è per quanto riguarda il profilo analitico. Ok? Ora vediamo la parte numerica. Scegliamo innanzitutto una griglia computazionale, questa è la superficie di base e ovviamente il nostro problema è monodimensionale, per cui lo rappresento schematicamente in questo modo. Mettiamo un certo numero di nodi, potremmo metterne 4 o più volendo, mettiamone 4 come prima, 4 incogniti, perché va da sé che il nodo 0 è alla temperatura T con S, che è la temperatura della superficie di base. Quindi i nodi incogniti sono 1, 2, 3 e 4. Esattamente come prima, quindi ci aspettiamo che il sistema di equazioni algebriche da risolvere sia composto da 4 equazioni. La dimensione della griglia è L quarti e la griglia è uniforme.
possiamo procedere quindi con il primo nodo. Allora, anzi, io farei così, scriviamo le equazioni dei nodi a destra e poi riempiamo qui la matrice direttamente. Quindi questo è L quarti, iniziamo dal nodo 1 e abbiamo sostanzialmente questa situazione: nodo 0, nodo 1, nodo 2. Allora adesso cerco di rappresentare al meglio l'elemento. Ecco, quindi questo è T, questo è D e questo è delta X. Questa è la direzione X, ok? Allora, volendo utilizzare, come abbiamo fatto questa mattina, le resistenze termiche, scriveremo Q.01, poi qui avremo Q.21 e mettiamo in ingresso anche Q.infinito 1. L'equazione quindi è Q.01 più Q.21 più Q.infinito 1 uguale a 0, ovvero il 0 meno T1 diviso la resistenza 0,1 più T2 meno T1 diviso la resistenza 2,1 più questo termine qui è dato da H segnato per l'area, chiamo A con L, la superficie laterale per T infinito meno T1. Iniziamo a vedere le resistenze. R01 è uguale a L su KA. Allora, L, questa distanza, questa è la tipologia, diciamo, la resistenza del tipo con distanza diviso K sulla superficie, non è l'L della lettera, no? Comunque questa distanza è questa qui, quindi stiamo parlando del nostro delta X diviso K per l'area, l'area è questa qui tratteggiata, in questo caso specifico è questa, ma è evidente che è la stessa anche per l'altra resistenza, quindi è K di Fermi. E questa resistenza è anche pari alla resistenza 2,1. Allora, riorganizzando l'equazione avremo quindi K per l'area, quindi P per P diviso delta X, T0 meno T1 più ancora KBT diviso delta X, T2 meno T1 più H per l'area laterale che è 2B delta X, T infinito meno T1 uguale 0, moltiplicando tutto per delta X e dividendo per KBT, osserviamo che 2H segnato su KT è uguale a M quadro, quindi tutta questa quantità qui è M quadro delta X al quadrato. E riorganizzando quindi l'equazione otterremo, la scrivo di qua, anzi sì, la scrivo, la scriviamo direttamente di là, tanto non sono passaggi complicatissimi, meno T1 che moltiplica, qui abbiamo meno T1 quindi 2 e poi abbiamo di qua un segno negativo, eccolo qui, meno T1 che moltiplica M quadro delta X quadro, ho messo un meno in evidenza qui, quindi abbiamo un 2 più M quadro
delta x quadro, dopodiché più t2 uguale al termine noto, che è questa quantità moltiplicata al t infinito portata a destra, quindi meno m quadro delta x quadro t infinito, e poi abbiamo t0 che è nota, e quindi questa è l'equazione del nodo 1. Nel frattempo che scrivete l'equazione, io cancello sulla destra in modo che possiamo procedere con i nodi successivi. Allora, nodo 2, a questo punto faccio un disegno, come dire, meno complesso, facciamo un disegno più semplice. Abbiamo il nodo 1, nodo 2 e nodo 3, questo è il volume di controllo, o meglio l'elemento associato al nodo 2, che ha dimensione delta x, altezza b e spessore in direzione normale della lavagna pari a t piccolo. Q punto 1, 2, poi abbiamo la Q punto 3, 2 e mettiamo di qua Q punto infinito 2. Il bilancio è Q punto 1, 2 più Q punto 3, 2 più Q punto infinito 2 uguale a 0, e possiamo scrivere direttamente l'equazione, perché qui avremo T1 meno T2 moltiplicato K per l'area, che è B per T, diviso la distanza delta X, più stessa cosa per Q punto 3, 2, K, B, T, T3 meno T2 diviso delta X. Poi abbiamo il Q punto infinito 2, H, l'area di scambio abbiamo detto che con buona approssimazione 2B per delta X, T infinito meno T2. Moltiplichiamo tutto per delta X e dividiamo tutto per KBT. Se dopo aver semplificato B, osserviamo che questa quantità è M quadro delta x quadro. Vi faccio inoltre osservare che questa equazione è di fatto un'equazione per un nodo interno, e quindi la stessa equazione la possiamo applicare al nodo 3, scalando ovviamente l'indice del nodo. Quindi al nodo 2, riorganizzando il tutto, avremo t con 1 meno t2 che moltiplica 2 più m quadro delta x quadro, meno T3, scusate, più T3, eccolo, uguale a meno M quadro delta X quadro T infinito. E questa è l'equazione del nodo 2, quindi questo è il nodo 1 e questo è il nodo 2. Il nodo 3, invece, avrà un'equazione che non richiede sostanzialmente di riscrivere con bilancio, perché di fatto abbiamo già detto che è perfettamente analoga a quella del nodo 2, la possiamo scrivere direttamente: T2 meno T3, 2 più m quadro delta x quadro più T4 uguale a meno m quadro delta x quadro T infinito. Ed ecco l'equazione per il nodo 3. Il nodo 4 invece merita un pochino di attenzione in più, e quindi per il nodo 4 scriviamo di nuovo il bilancio. Nodo 4. Allora, al nodo 4 la situazione è leggermente diversa, perché
perché l'elemento associato a questo nodo avrà una dimensione lungo x pari a delta x mezzi e non più delta x. Di conseguenza, quando scriviamo il bilancio, dobbiamo tener conto di questo aspetto, che entra in gioco in particolare nel termine inerente lo scambio convettivo tra l'elemento stesso e l'ambiente circostante. Il bilancio quindi sarà Q.32 più Q.∞2 uguale a 0, già che l'estremità della retta è adiabatica, abbiamo detto, e quindi scriveremo T3 meno T2, che scrivo un pochino più a destra, anzi scriviamo direttamente sotto che c'è più spazio. Q.32 è K per l'area di invertiti diviso delta x di 3 meno di 2 più Q.∞2 è H per il perimetro, che è 2b, per la lunghezza delta x mezzi. Sì. Non ho capito? Ah, 3, 4, sì. 3, 4 e infinito 4. 3, 4, grazie. Quindi T3 meno T4, ok, e qui abbiamo T infinito meno T4. Quindi il fatto che l'elemento sia lungo delta x mezzi entra in gioco in questo termine qui. Moltiplicando tutto al solito per delta x quadro e dividendo per kbt, quindi semplificando, osserviamo che questo, tutto questo termine qui, è m quadro delta x quadro diviso 2, giusto? Quindi l'equazione può essere riorganizzata scrivendo T3 meno T4 che moltiplica 1 più m quadro delta x quadro mezzi, uguale meno m quadro delta x quadro mezzi per t infinito. Possiamo riscrivere il tutto in forma matriciale. Sarà meno 2 più m quadro delta x quadro, poi avremo 1, 0, 0, la seconda è 1 meno 2 più m quadro delta x quadro, 1, 0, la terza è 0, 1 meno 2 più m quadro delta x quadro 1, e l'ultima è 0 0 1 e meno 1 più m quadro delta x quadro mezzi. Questa è la matrice dei coefficienti. Il vettore delle incognite è T1, T2, T3 e T4. Il vettore dei termini noti invece è meno m quadro delta x quadro T infinito meno T0 meno m quadro delta x quadro T infinito meno m quadro delta x quadro t infinito, e l'ultimo è meno m quadro delta x quadro
mezzi, infiniti. Ed ecco, in forma matriciale, il nostro sistema di equazioni, per cui adesso che abbiamo tutto quello che ci serve, quindi l'espressione, il profilo di temperatura analitica e in forma matriciale il sistema che viene fuori dalla formulazione, non ci resta che mettere tutto sul foglio di calcolo, tirar fuori i due profili e confrontarli. Vado a lavare le mani mentre voi finite di scrivere. Ok, ora che abbiamo ricavato e la formulazione e il profilo analitico, mettiamo tutte le informazioni su un foglio di calcolo per poter ricavare i risultati e confrontare i profili. Allora, innanzitutto iniziamo a inserire, riuscite a vedere bene? Ok, iniziamo a inserire le dimensioni, quindi la lunghezza della letta è, me la dettate così evito di girarmi. 10 cm. Quanto? 10 cm. Ok, quindi 0,1 metri. Poi abbiamo B. 1 cm. Ok. E T, che era un millimetro, vero? Sì. 0,01 metri. La conducibilità termica, 10, vero? Sì. 10 sono watt su metro Kelvin. Poi abbiamo T con S, se ricordo bene 100 gradi Celsius. Ovviamente mettiamo anche la temperatura in Kelvin. Molti di questi calcoli sono banali, no? Però per completezza noi li mettiamo. La T infinito, che è 20 gradi Celsius, e il coefficiente di scambio 5? Sì. 5 watt su metro quadro su Kelvin. Questi sono tutti i dati d'ingresso, vero? Ok. Allora iniziamo a calcolare M quadro, che abbiamo detto è 2H su KT, quindi 2 per H diviso K diviso lo spessore. Questo è M quadro e calcoliamo anche il perimetro, che approssimiamo come 2 volte B, mentre l'area, questi ovviamente sono metri, mentre l'area è B per T, abbiamo detto, no? B per T, e questi sono metri quadri. Calcoliamo il BO, H, se volete lo scrivo qua, BO uguale H per la lunghezza caratteristica, che è area sul perimetro, quindi H per L, diviso K. Questo è il BO della letta, quindi nel nostro caso uguale H per l'area diviso il perimetro e diviso K ancora. Ci aspettiamo un BO minore di 1, questo è molto minore di 1, quindi va bene così. Ok, adesso possiamo iniziare a tracciare il profilo analitico. Qui mettiamo la temperatura al solido in Kelvin e qui mettiamo la temperatura in gradi Celsius. Partiamo da 0 fino a la lunghezza di 0,1, aggiungendo di volta in volta magari un decimo della lunghezza. Ovviamente B1 deve essere bloccato in questo modo qui. Ecco qui, quindi abbiamo un certo numero di punti e in questi punti andiamo a trovare la soluzione analitica. Questa soluzione analitica è uguale nel il coseno iperbolico di mx -l diviso il coseno iperbolico di ml, abbiamo visto prima, quindi forse è utile mettere m direttamente, lo metto qui, come radice di m quadro, bene? Quindi abbiamo direttamente m, quindi questo è coseno iperbolico di m per m bloccato, ok, per x meno l bloccato diviso il coseno iperbolico
di M bloccato per L bloccato. Perfetto. Questa che abbiamo appena trovato è la temperatura dimensionalizzata, perché TS T meno T infinito diviso TS meno T infinito. Quindi se vogliamo la temperatura dimensionale, state seguendo? Dubbi? Se vogliamo quella dimensionale, prendiamo tutta questa quantità, la moltiplichiamo per TS meno T infinito, non è importante utilizzare i Kelvin perché si tratta di una differenza di temperatura, più TS meno T infinito più T infinito. Siccome stiamo calcolando tutto in Kelvin, prendo il valore in Kelvin e qui ovviamente ci ritroviamo TS. Nel fare questo però dobbiamo aver cura di bloccare TS meno T infinito e T infinito in questo modo. Ok? Allora a questo punto qui mettiamo questo valore meno 273.15 e abbiamo il valore in Celsius, tiriamo giù e all'estremità della retta abbiamo un 26.7. Tutte queste cifre significative ovviamente non sono necessarie, anche per una maggiore lettura facciamo così. Ed ecco il profilo di temperatura lungo la retta. Possiamo ovviamente inserire un grafico, ecco, e questa è la soluzione analitica. Allora, fin qui avete dubbi? La mettiamo qua, eccola qua. Sbagliato. Seleziona dati, serie 1, soluzione analitica. Ecco qua. Bene, quindi questa è la soluzione analitica. Ok? Arriviamo alla fine, all'estremità della retta con derivata nulla, non è pari a t infinito, la temperatura dell'estremità, anche se prossima a t infinito, ma avendo implementato la soluzione analitica, a questo punto è, come dire, è semplice andare a vedere cosa succede, per esempio prendendo una retta di 20 cm. Raggiungiamo la t infinito già sostanzialmente a intorno ai 15 cm. Quindi oltre i 15 cm sembrerebbe che la letta, come dire, non abbia più scambio, no? con l'ambiente circostante. Se la facessimo di 5 cm, all'estremità avremmo qualcosa come 50 gradi. Va bene? Quindi ecco, è utile implementare in un foglio di calcolo queste equazioni perché velocemente ci fanno capire cosa cambia variando i parametri di ingresso. A questo punto dobbiamo inserire la soluzione numerica, quindi è, come dire, utile calcolarci nel m quadro del x quadro, volendo, sì, perché no, ed m quadro del x quadro di infinito. Quindi li mettiamo qua. Allora, innanzitutto calcoliamo delta x che è uguale a L diviso 4, già che sono 4 le suddivisioni, questi sono metri. Dopodiché abbiamo m quadro per delta x quadro, quindi delta x per m quadro, eccolo qui. Poi m quadro per delta x al quadrato per t infinito, anche una quantità che è utile avere da parte, ed è questa. Bene? Benissimo. Ora non ci resta che compilare la matrice dei coefficienti, la mettiamo qua. Quindi abbiamo meno 2 più m quadro delta x quadro (1, 0, 0). Poi qui abbiamo 1 meno 2 più m quadro delta x quadro (1, 0, 0, 1 meno
2 più m quadro delta x quadro 1 0 0 1 meno 1 più 0,5 per m quadro delta x quadro. Ok, questa quindi che vedete qui è la matrice dei coefficienti che evidenziamo in questo modo. Dubbi finora? Tutto chiaro? Ok. Scriviamo qua in basso. E sulla destra mettiamo il vettore dei termini noti. Questo uguale a meno m quadro delta x quadro t infinito meno t0 che abbiamo qua, e questo è il primo, meno m quadro delta x quadro t infinito meno m quadro delta x quadro t infinito, mentre l'ultimo è uguale a meno la metà di m quadro delta x quadro t infinito. E questo è il vettore dei termini noti, che evidenziamo magari in questo modo, e qui in basso scriviamo vettore termini noti. Ora troviamo l'inversa, quindi uguale a punto inversa, apro parentesi, seleziono la matrice dei coefficienti, CTRL SHIFT e invio. Eccola qua. Evidenziamo anche questa con un bel rosa. Inversa della matrice dei coefficienti. A questo punto siamo pronti per trovare la nostra soluzione numerica. Quindi mettiamo qui la x, temperatura in gradi Celsius e temperatura in Kelvin. Allora la x partiamo da 0, poi 0 più delta x bloccato, e ovviamente dobbiamo arrivare a 0,1, ecco qua, abbiamo tutto centrato. E la temperatura evidentemente in 0 è nota ed è pari alla temperatura della superficie di base, che è questa qua. Opla, scusatemi, non è questa, ma è questa. Ok, mentre queste temperature qui le otteniamo moltiplicando la matrice inversa dei coefficienti per il vettore dei termini noti. A questo punto, due secondi di speranza che tutto vada bene. Che è successo? Non è andata bene. Rifaccio. Ma appunto, prodotto. Per la cronaca, non ho premuto CTRL SHIFT invio, ma solo invio, quindi questo è il motivo per cui non è andata. CTRL SHIFT invio. Ecco, infatti adesso non ho selezionato la colonna, ma punto prodotto. Allora, a questo punto vedete che già in questo caso abbiamo una piccola discrepanza tra il risultato numerico e il risultato analitico, ma aggiungiamo il dato numerico su questo grafico. La x è questa, mentre la y è questa. Benissimo, poi facciamo il formato dei dati, togliamo la linea
e aggiungiamo invece degli indicatori in modo che tutto sia più chiaro. Dimensione 10. Ed ecco qua il nostro confronto, che non è male assolutamente. Soluzione numerica, soluzione analitica. A rigore una griglia con qualche nodo in più sarebbe andata meglio, ma già questa dà un buon risultato. Volendo si potrebbe confrontare nodo per nodo l'errore percentuale tra soluzione analitica e soluzione numerica e come dire, scegliere una soglia al di sopra della quale non andare, tipicamente l'1%. Quindi se ci sono dei nodi dove lo scostamento è superiore all'1%, allora in quel caso potremmo decidere di mettere un paio di nodi in più. Caso contrario, va bene così. Ok, allora siamo arrivati alla fine della lezione. Se avete dubbi, domande, chiedete pure. Spero che questa, come dire, questa possibilità di vedere i singoli passi del metodo numerico, no? Dal preprocessamento fino alla soluzione finale, sia stata di aiuto. Domani faremo la stessa cosa, però affronteremo problemi bidimensionali e asimmetrici, ok? Quindi ovviamente il tutto diventerà un pochino più laborioso perché per forza di cose con un problema bidimensionale ci saranno più nodi da risolvere, però utilizzeremo sempre questo approccio se ovviamente lo ritenete utile. Ok? Grazie e buona serata.